Buonasera, benvenuti a tutti i presenti. Ringraziamo i titolari del bar Nino e Tina per averci ospitato nella loro location. Questo è il nostro ultimo incontro itinerante prima dell'inizio del campionato. Ringrazio i giornalisti presenti per Gazzetta del Sud, Sicilia, Giornale di Sicilia, Tele 90, Sigli News, Gazzetta Ionica, Empire News, Tempo Stretto, Sport Ionico, Vai Taormina e Ionica Reporter. E allora, oggi abbiamo cominciato il raduno e quindi si è cominciato a lavorare. Completiamo il tour delle nostre presentazioni andando a presentare le due riconfermate che non avevamo ancora presentato, Ambra Composto e Verdiana Saporito. Silvia Bilardi già lo avevamo fatto, e le ultime arrivate che sono arrivate da poco in sede: Giulia Costinetto, Carlotta Caruso, Fabiola Ferro e Sara Roberti. La società ha completato il roster e quindi con questa presentazione, nelle intenzioni della società è quello di creare una squadra composta da professioniste dove lo spirito di gruppo prevalga sui personalismi, e quindi queste sono state le scelte che hanno portato alla composizione di questo roster. Noi andiamo a partire in punta di piedi in questo campionato, prendendo coscienza della nuova categoria, anche se siamo consci delle potenzialità che abbiamo a disposizione. Quando incontreremo tutte le squadre potremo farci un quadro completo e magari farci un'opinione diversa. Di sicuro scendiamo in campo sempre per vincere. E adesso passiamo alle protagoniste, sarà una carrellata veloce anche perché sono tante. Cominciamo dalle riconfermate. Partiamo da Ambra Composto, già la conoscete tutti perché lo scorso anno ha fatto la parte finale, è stata protagonista della lunga cavalcata, quindi un grosso applauso per Ambra, Ambra Composto, ritorna tra di noi, a te, Ambra. Grazie a tutti per il benvenuto. Niente, oggi abbiamo iniziato finalmente. Non vedevo l'ora, anche perché non se ne vedeva più. È durata troppo quest'estate. Grazie a tutti. Grazie Ambra. Continuiamo con Verdiana Saporito, la nostra caterpillar confermata col numero 17. Allora Verdiana, 14, scusa. Ho fatto confusione con tutti questi numeri, queste presentazioni. E allora Verdiana, un saluto qua ai tifosi che sono venuti per vederti e rivederti sempre protagonista al nostro Palabucco. Buonasera a tutti, sono contentissima di prendere parte nuovamente a questo progetto e speriamo di fare bene anche quest'anno. Grazie Verdiana Saporito. Adesso passiamo a presentare le ultime arrivate in sede. Cominciamo, andiamo per ordine di numero, quindi col numero 4 Carlotta Caruso, palleggiatrice, l'abbiamo incrociata due volte lo scorso anno, ci è piaciuta e quindi abbiamo scommesso su di lei. E allora leggiamo velocemente il suo curriculum: 2008-2009 AS Volley Ribera in Serie B2, 2009-2010 US Volley Palermo sempre B2, 2010-2011 Polisportiva Futuro Palermo Serie C, 2011-2012 Pallavolo Castelvetrano, 2012-2013 Volley Agrigento in B2, 2013-2014 Volley Agrigento in Serie B1, 2014-2015 l'abbiamo vista, l'abbiamo incontrata, Volley Santo Stefano Camastro. Un grosso applauso per Carlotta Caruso. Brava, grazie, bravissima. C'è una domanda, come è stato il primo impatto qua con la realtà di Santa Teresa? Il primo impatto è stato bello, perché comunque... Sì, è un ambiente molto caloroso, sia la società che comunque le persone che abbiamo incontrato in questi giorni, e penso che ci potremo trovare davvero bene. Quindi vi ringrazio ancora prima per l'ospitalità. Grazie Carlotta, proseguiamo con la nostra sequela qua di presentazione, col numero 9 Fabiola Ferro, schiacciatrice siciliana di Ragusa, l'abbiamo riportata a casa di Modica, beh, Ragusa, provincia di Ragusa, campanilismo, siciliana di Modica, l'abbiamo riportata in terra Trinacria. Ecco il suo curriculum ricco,
dal 2000 al 2005 la contea di Modica B1, 2005-2006 Pallavolo Teodora Ravenna B1, 2006-2007 Pam Club Modica B1, 2007-2008 Pallavolo Potenza B1, 2008 al 2010 Genova sempre in B1, l'anno successivo Pallavolo Città Ducale in B1, 2011-2012 Eraclea Gela B2, 2012-2013 sempre Angela in B1, l'anno successivo Polisportiva Corato B1, da gennaio Agragas Volley B1, lo scorso anno Acutrofiano Volley in B1. Un grosso applauso per Fabiola Ferro, a cui cede il microfono per le prime dichiarazioni ufficiali, senza te. Ciao a tutti, innanzitutto grazie per l'accoglienza, sono contenta di far parte di questa nuova grande famiglia e in bocca al lupo a noi. Bravo! Bravo! Grazie Fabiola, proseguiamo in ordine di numero, la numero 10, Giulia Agostinetto, palleggiatrice, sicuramente la perla del nostro mercato. I tifosi l'hanno già battezzata Maradona per le altre, per il numero, non solo per il numero di maglia. Per le altre i nomi d'arte sono allo studio, saranno forniti nelle prossime settimane. Quindi un grosso anzi, prima il curriculum di Giulia Costinetto. E allora dal 2001 al 2003 Omega Veneto Sant'Onà in B2. 2003-2007 Omega Veneto Sant'Onà in B1. 2007-2008 Nocera Umbra Serie A2. 2008-2010 Volley Forlì Serie A2, 2010-2011 Loreto Serie A2, poi il salto in A1 nella stagione 2011-2012 con il Volley Pesaro, 2012-2013 Volley Conegliano sempre Serie A1, 2013-2014 Pallavolo Frosinone Serie A1, 2014-2015 Robur Tiboni Urbino Serie A1. Un grosso applauso per Giulia Costinetto, a cui c'è il microfono. Tu le prime dichiarazioni ufficiali ce le hai fatte. Vabbè, fai un saluto per tutti. Ocio. Io saluto tutti e ringrazio veramente tutti per la bellissima accoglienza che ho trovato qui. Sento che sarà una buona annata, spero continuiamo come sono state quelle scorse e niente, vi aspetto tutti al palazzetto. In bocca al lupo. Grazie Giulia Costinetto, proseguiamo col numero 17, questa volta è il numero giusto, Sara Ruberti, opposto, Pisana, altezza anno in Sicilia, goliardica, esplosiva e simpatica, è già una di noi. Leggiamo il suo curriculum, 2005-2006 Club Italia Ravenna in B1, dal 2007 al 2010 Polisportiva Casciavola Volley in B2, l'anno successivo stessa squadra in B1, 2011-2012 Santa Croce Arneo Serie A2, 2012-2013 Alfieri Cagliari B1, 2013-2014 comincia la sua esperienza siciliana col Volley Tre Mestieri in B1, 2014-2015 Pallavolo Marsala lo scorso anno. Un grosso applauso per Sara Ruberti! Vedete tutto loro. Molto fare. Vabbè, sono contento di essere qui, è ovvio. Da marzo che sento lui là. Tutto bene, per ora si è iniziato stamani e vedremo come continua l'avventura. Bocca al lupo a tutte. Bocca al lupo. E basta. Adesso un saluto veloce alle ragazze dell'Under che sono state aggregate alla prima squadra. Abbiamo col numero 1 Asia Damas, schiacciatrice, una battuta velocissima. Carmelo, aiutami col microfono. Bravissima! Grazie, però. Ciao, sono contenta di fare parte di questa squadra, sono sicura sarà un anno fantastico. Bravissima! Asia, col numero 7, Maria Grazia Triolo, libero, praticamente cresciuta con noi, una breve battuta, vai. Sei al quarto o quinto anno di Santa Teresa Volley, sbaglio. Ah, sette, vai, vai. Massimo, con i numeri oggi. Non ti emozionare, Veri, non ti emozionare. Brava, bravissima. È una soddisfazione a 16 anni far parte di una squadra di B1 e niente, speriamo di far bene.
Col numero 15 Eleonora Motta, universale d'attacco e al primo anno da noi, proviene da una squadra del Canarese. A te il microfono, vai Eleonora. Un applauso per Eleonora. Sono appena arrivata in questa grande famiglia, sono le prime volte in Euro. Ma sei bravissimo, veramente! Spero che quest'anno nel migliore dei modi, facci un bocca al lupo. Grazie, ciao! Eleonora, e chiudiamo col numero 18 Cristina Orlando, centrale, anche lei proviene dalle giovanili. E a te il microfono, tu sei una giornalista ormai professionista, ha vinto un premio con la Repubblica, vai. Brava Cristina! Ciao a tutti, grazie per la fiducia e ci vediamo in palestra. Bravo! E adesso proseguiamo con qualche domanda dei giornalisti presenti in studio. Cominciamo con Andrea Rifatto di Sigli News. Ridicamo le due. Vieni Andrea, prendi il microfono. La domanda volevo farla all'allenatrice, oggi si nasconde. Volevo farla la domanda. E qual è il difetto di questa squadra, se ce ne sono? E... Se sei soddisfatta della campagna acquisti. Se sei soddisfatta della campagna acquisti, cosa si potrebbe migliorare? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Per quanto riguarda i difetti, cioè, penso che non ce ne siano, anche perché sono scelte che abbiamo fatto noi, abbiamo ponderato noi, come dice il nostro Leo. C'è quindi, un buco il difetto. Quindi spero che difetti non ce ne siano. Cosa temo di questo campionato? Noi stesse, perché comunque noi sappiamo quello che siamo e quindi di temere non temiamo nessuno, solo noi dobbiamo riuscire a fare una squadra non solo a livello tecnico ma a livello di gruppo. Bravo mister! Presentati da solo. C'è poco da dire, tra l'altro abbiamo trascorso l'estate facendo un po' il tifo anche nell'era di mercato, nella fase del mercato, non è semplice però. E quello che voglio chiedere soprattutto ad Agostinetto invece, cosa abbia spinto a scendere fin qui in Sicilia, cosa soprattutto ti hanno detto quando sei stata contattata nel momento in cui ti hanno presentato questa realtà che forse neanche conoscevi? No, in effetti... Aspetta il microfono. Prego, vai. Io invece di parlare. In effetti no, però devo dire che si sono presentati subito benissimo. E sono nostri segreti quelli che ci siamo. Ci siamo parlati in verità molto poco, però ho capito subito com'era l'ambiente e devo dire che ho trovato una grande passione. E questa è stata la prima cosa che mi ha convinto a venire, al di là del resto del mercato, degli obiettivi o di qualsiasi altra cosa, perché negli ultimi anni anche nei campionati superiori non c'è veramente tutta questa passione e volevo tornare in un posto dove comunque vivessero la pallavolo come la sento io. Sei grande! Buone parole di Giulio Costinetto. Un'altra domanda di Carmelo, perché Carmelo, sapete, rappresenta 5 sede stadi, quindi una, questa era per la Sicilia, questa non la fai per Tele90. Ora invece chiedo ad Ambra e a Verdiana cosa avrebbe scritto di stare qua dopo la stagione ovviamente strepitosa dell'anno scorso. Abbiamo sentito un po' tutte le altre che sono venute qui a Santa Teresa e sono state accolte benissimo anche e soprattutto da voi. Ora vi chiedo questo invece, Ambra e Verdiana. Perché siamo eccezionali. Beh, sicuramente per me essere... Intanto bentornato. Allora, sicuramente per me restare in questa squadra rappresenta una grandissima opportunità perché comunque mi confronto con un campionato che personalmente non ho mai fatto. Quindi sicuramente il fatto di stare con persone che
hanno sempre giocato in questa categoria sicuramente rappresenta una possibilità per migliorarsi, confrontarsi e crescere ancora ulteriormente. Grazie per Diana, Andrea Composto, preparati. Io sono rimasta perché non mi ha chiamato nessun'altra squadra, quindi... Pinocchio. No, vabbè, a parte gli scherzi, sono rimasta con piacere perché mi sono trovata, anche se solo da gennaio, molto bene. Gli obiettivi, anche se non si dicono, comunque vista la squadra, qualche soddisfazione penso ce la possiamo togliere. E sono qua pronta per fare bene, sempre meglio e con tanta voglia, onestamente. Quindi... Anche di più. Sei arrivata in un paese nordico l'anno scorso. Sono arrivata con la neve l'anno scorso. Invece sei... con la pioggia. No, va bene, speriamo che il tempo si riprende. Massimo, ovviamente per le domande tecniche aspettiamo qualche settimana. Sì, chiudiamo con Valeria Brancato, che è prestata allo sport perché lei si occupa di cronache e di altre cose, dove è sempre stata vicina a noi. So che la metto in difficoltà. Ok, allora diciamo che era chiaro che la campagna qui si è dimostrato che al di là, insomma, effettivamente al di là delle premesse, che era quella di divertirsi in questa stagione, c'è ben altro, c'è più che divertirsi, ci sono degli obiettivi ben chiari e le giocatrici che la società ha acquistato lo dimostra. Volevo chiedere ad Agata se ha avuto modo di vederle già in campo, se si è fatta un'idea degli equilibri, insomma, che possono esserci. Stamattina so che sei stata in palestra, quindi se già ti sei fatto un'idea. Sei diventato ormai una tecnica. Allora, volevo precisare che il termine divertirci non era andiamo a divertirci, ma il modo era quello di dire le vittorie ci fanno divertire, quindi era soltanto proprio da sottolineare questo. Oggi è stato il nostro primo giorno, ma è stato un giorno che abbiamo lavorato solo a livello fisico, quindi ancora pomeriggio dovevi farmi questa domanda domani. Però so che comunque non ci saranno problemi. Brava! Applauso per Agata. E una domanda te la faccio io, Agata, così tu magari ci fornisci qualche dettaglio in più. I programmi delle prossime settimane prima dell'inizio del campionato, grazie. Così magari informiamo tutti coloro che ci seguono. Allora, noi faremo allenamento mattina e pomeriggio, sono previste delle amichevoli, la prima la faremo sicuramente in casa, stiamo progettando, stasera avremo una risposta per farla in casa per il 25, quindi esordiamo con il 24, esordiremo con la prima amichevole in casa e poi abbiamo un torneo Soverato, l'1 e il 2, per poi ritrovarci giorno 8 con l'amichevole qua con il Golem. Quando? Giorno 8. 8 ottobre. Con... Golem a 2. Sempre qua a Santa Teresa. Sì, a Santa Teresa. E niente, poi ci aspetta maglia il 17. Il 24 già avete. 24 stiamo aspettando la risposta per una squadra di video di Catania. Va bene, con questo è tutto, un grosso applauso, forza mamme Santa Teresa Volley, sempre più in alto.